Disposta l'autopsia sul corpo dell'anziano di Alfianello morto 5 giorni dopo il vaccino. Sgominata una banda che operava in tutta la Lombardia, furti di auto su commissione, 12 in manette. Alla casa delle associazioni di Via Rose parla la Presidente di mamma e papà separati, ora abbiamo paura, qui non ci stiamo più. Dopo aver perso la serie A conquistata dalla zona, Sky si accontenta giudicandosi i diritti della B per i prossimi 3 anni. Care amiche, da oggi si può. Stirare al massimo e senza pieghe finalmente è possibile. Thermostir, creata per realizzare il vostro sogno. A casa o in stireria, la vostra garanzia. Buonasera dal telegiornale, dunque la cronaca in primo piano come avete appena sentito e c'è questa notizia di un anziano morto a Fianello cinque giorni dopo il vaccino. La procura ci vuole vedere chiaro, disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo, rinviati i funerali. Un uomo di 80 anni è morto 5 giorni dopo aver ricevuto la somministrazione del vaccino anticovid Moderna, funerale sospeso per permettere ulteriori approfondimenti. Questo è quanto riporta l'agenzia ANSA in merito a quanto avvenuto nel comune di Alfianello nei giorni scorsi. Il medico che avrebbe effettuato la somministrazione domiciliare del siero dopo il decesso dell'anziano avrebbe chiesto e ottenuto di far eseguire un esame autoptico per capire se ci possano essere o meno correlazioni fra la vaccinazione e la morte. Si tratta del primo caso sospeso. Nella nostra provincia e solo l'autopsia potrà dare risposta chiarendo la causa del decesso. Ovviamente, questo ha imposto di sospendere la cerimonia funebre organizzata dalla famiglia fino al termine degli accertamenti. E andiamo sul nostro sito internet ora per vedere la situazione dei dati diffusi da Regione Lombardia: i dati sul contagio da coronavirus, appunto. Nella nostra città e in generale nella regione. Cala il tasso di positività oggi al 3,8%, vuol dire che su 35.798 vaccini ci sono stati 1369 nuovi positivi. A Brescia 162, 135 a Monza Brianza, 151 a Varese, le province con il numero più alto di tassi di casi a parte Milano che con la provincia. Arriva a 432. Buone nuove dagli ospedali, come sempre: 19 persone in meno ricoverate nel reparto di terapia intensiva, 5 in meno nei reparti ospedalieri. Il numero delle vittime si attesta, come abbiamo visto in questi giorni, intorno ai 50. Oggi sono 54 morti, un numero comunque che rimane ancora molto alto. Rimaniamo in regione, ma per l'altra vicenda, quella di Guido Bertolaso, chiamato dalla Regione Lombardia a gestire la campagna vaccinale. Il suo compito sarebbe finito a questo punto, visto che la campagna è entrata nel vivo, si sta procedendo con le vaccinazioni e c'è stata appunto la conferma che il suo incarico al momento su questo è finito, ma il Presidente Fontana, oltre a ringraziarlo, ha detto che il lavoro da fare sarà ancora parecchio. Sentiamo. Sicuramente ha dimostrato di aver fatto un ottimo lavoro, il lavoro sta proseguendo. Io credo che comunque Bertola... di Bertolaso abbiamo ancora bisogno, quindi sono assolutamente convinto che continueremo a lavorare perché è un progetto, quello della vaccinazione, assolutamente importante e rilevante e quindi. Continuerà a lavorare per la Regione Lombardia e lo ringrazio per tutto quello che ha fatto fino ad oggi. E arriva proprio dalla Regione, dall'assessore al welfare Letizia Moratti, la proposta di riapertura degli incontri nelle RSA. Permettere le visite e gli incontri fra familiari e ospiti delle residenze per anziani, sia entrambi, è stata rilasciata la certificazione verde Covid-19. Questa è la proposta fatta dall'assessore al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, alla conferenza delle regioni. Il confronto proposto da Letizia Moratti prevede un aggiornamento della normativa vigente che attribuisce alla direzione sanitaria dell'RSA la decisione e la responsabilità sulla possibilità di consentire gli incontri. La normativa vigente, spiega la vicepresidente Moratti, ha certamente Rappresentato in questi mesi un importante deterrente la diffusione della pandemia all'interno di alcune collettività chiuse con ospiti anziani e più in generale con ospiti ad alta fragilità. Tuttavia è ora necessario un suo aggiornamento grazie anche agli importanti sforzi riorganizzativi degli enti gestori per il contenimento e gestione del Covid. Senza contare che la vaccinazione prioritaria attuata da Regione Lombardia su ospiti e personale di queste residenze ha consentito pressoché di azzerare contagi e decessi. È giunto quindi il Momento di ripensare alla chiusura alle visite dell'RSA, conclude la Moratti, consentendo, nei limiti della sicurezza e della tutela della salute, riaperture agli incontri e ai ricongiungimenti attesi ormai da mesi. Parlando di riaperture da quelle dell'RSA a quelle commerciali, perché si sta eh, appunto riaprendo. riaprendo. Eh, le aziende soprattutto della ristorazione ma il tempo come avete visto e come era del resto nelle previsioni è tutt'altro che Clemente sta procrastinando la possibilità per tutti noi di eh, concederci un pranzo o meglio ancora una cena all'aperto andiamo però oggi sul lago Fiorella qui al Madai diciamo che si già all'esterno quindi per voi è, è ad hoc il provvedimento. Sì, sì, siamo avvantaggiati in questo caso. Eh, abbiamo tutto lo spazio esterno, quindi circa 100 posti tutti pronti per voi. Eh, abbiamo la spiaggia, il lago, il nostro cuoco che vi aspetta per la pausa pranzo, le colazioni. Voi siete regolarmente aperti? Sì, sì, siamo regolarmente aperti tutti i giorni senza il giorno di chiusura fino alle 22 e per adesso e speriamo nell'estate di poter fare le nostre feste, i nostri aperitivi lunghi. Ma Come so... sta andando? Uh, adesso è proprio tranquillo, tranquillo, però io penso che... Vista la situazione, nessuno più vuole stare a casa, siamo pronti, carichi per affrontare l'estate nel modo più completo e brillante, come servizio e come ospitalità. Non avete aperto oggi, però voi un qualche settimana che siete aperti? No, no, noi è già da metà febbraio abbiamo tenuto aperto il sabato e la domenica, poi abbiamo fatto questo ultimo mese tutti i giorni da sport e adesso siamo aperti con il servizio completo, dalla mattina con le colazioni fino alla sera con gli aperitivi. Questo nuovo decreto vi potrà aiutare un po'. Ma ci saranno comunque tanti altri tanti problemi perché non è così semplice. Quella capienza è sempre molto ridotta, anche se noi abbiamo tanto spazio all'aperto, quindi si, si fa sempre un po' fatica, però, insomma, dai, ce l'abbiamo fatta fino adesso, ce la faremo ancora. Siamo positivi, ce la possiamo fare, dai. Deve sì. solo, solo arrivare la bella stagione. Sì, con un qualche grado in più il sole e la voglia di divertirsi penso che non sia proprio un problema, dai. Torniamo in città con la cronaca, vi abbiamo raccontato ieri proprio della situazione in Via Rose, la casa delle associazioni, quel, quei prefabbricati del comune, che il comune ha concesso eh, in, con un canone calmierato alle associazioni, ad alcune associazioni di volontariato che operano nella nostra città, e purtroppo questa sede è, è bersagliata. Dai vandali che arrivano appunto nella adiacente zona. E, mh, ci sono stati numerosi atti di eh, vandalismo, eh, numer numerosi furti, un po' a tutte le associazioni. Tanto che oggi eh, l'associazione eh, Mamma e Papà Separati eh, ha deciso di eh, fermare l'attività, di fermarsi, di non frequentare la sede perché ora dice Eugenia Maifredi, presidente dell'associazione, è una questione di sicurezza. È successo che sono venuti un'altra volta tra sabato e domenica notte, sono entrati, hanno eh, vandalizzato totalmente tutta la sede e adesso per noi è inagibile per una questione di sicurezza e di igiene eh, e si sono divertiti, hanno fatto merenda, hanno mh, di, sporcato, messo rotto, hanno fatto di tutto, ma non con i fini di rubare come avevano fatto anche le altre volte, semplicemente si sono divertiti a vandalizzare. Ma Ritenete che ci sia qualcuno contro di voi oppure è la zona è gente che comunque frequenta questa zona? Secondo me eh, è gente che percorre questa zona, anche perché l'hanno fatto anche i City Angels, ha il gruppo Cinofili vicino a noi, sempre nello stesso stabile. Cosa succede ora? Avete paura? Certo che abbiamo paura. Noi dobbiamo venire qua a di, eh, caricare e scaricare. Eh, veniamo anche solo io, solo altri volontari donne. No, no, io... Eh, no, questo adesso è un problema di sicurezza e io devo eh, prevenire per i miei volontari questo, questo problema e non voglio assolutamente che si, nessuno sia esposto perché hanno, eh, questo loro agire eh, dà la sensazione che si sentano potenti e impuniti e quindi magari. Eh, mh, e, e secondo me sono pericolosi perché mh, non hanno nessun timore, nessuna eh, remora, eh, e è pericoloso. Voi avete parlato col comune in questi giorni. Sì, abbiamo avuto un incontro con l'assessore Mucchetti stamattina, non io ma il vicepresidente, dove fondamentalmente mh, abbiamo fatto le nostre richieste. Eh, eh, siccome noi abbiamo sospeso l'attività e abbiamo tanta gente che viene da noi per il pacco alimentare, in questo momento non lo facciamo, abbiamo chiesto un'altra sede. In questo momento la sede non ci sarà, un'altra sede, eh, e qui noi non lavoreremo ma dovremo comunque continuare a pagare l'affitto. Abbiamo chiesto eh, di mettere in sicurezza e eh, per mettere in sicurezza con gli allarmi, queste cose, comunque ci vorrà del tempo, quindi in questo, in questo tempo noi qua non ci staremo. Mm, L'assessore si è riservato eh, un paio di giorni per mm, parlarne col sindaco, dopodiché vediamo se abbiamo delle altre risposte. Operavano in tutta la Lombardia, Brescia compresa con furti su commissione, furti di auto, a volte anche auto di un certo tipo dedicate e rivolte a un pubblico di collezionisti. In 12 sono finiti i manetti. I reati loro contestati vanno dalla macellazione abusiva al furto di auto di pregio su commissione in diverse province lombarde e non soltanto, fra cui figura anche Brescia. Sono 12 gli arresti al termine di un'indagine condotta dai carabinieri di Cremona denominata Donchi. La banda, spesso, agiva su commissione di carrozzieri e collezionisti del settore. Individuata l'auto richiesta, veniva approntato un piano per sottrarla anche attraverso un periodo di monitoraggio delle abitudini di vita dei legittimi proprietari. Il gruppo non si occupava però solamente di furti e i fini di cannibalizzazione, ma si era anche specializzata a soddisfare il mercato dei collezionisti veri e propri di auto prestigiose per tipologia, palmares sportivo e rarità. Un caso emblematico, quello relativo al furto di una lancia delta integrale Martini rubata nell'ottobre 2019 da un capannone di un imprenditore in provincia di Brescia. Certamente non destinata allo smembramento, bensì conservata come modello unico, impreziosito dall'avere la carta di circolazione intestata al pilota italiano, due volte campione del. Mondo di rally Mickey Biasion. Il gruppo disponeva di equipaggiamenti e attrezzature altamente professionali, fra cui alcuni apparati per alterazione dei codici delle centraline elettroniche in grado di inibire gli allarmi delle abitazioni e disturbare le comunicazioni telefoniche. Nel corso delle investigazioni, oltre alle misure cautelari eseguite in queste ore, sono stati arrestati in flagranza di reato sette soggetti e deferiti in stato di libertà altri 27 per reati di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio, estorsione in. Corso e violazioni alle leggi ambientali. Non lo sguardo, ora invece, all'attività della pol strada, anche in questi ultimi giorni il bilancio delle multe è assolutamente cospicuo. 1.102 infrazioni che sono costate ai bresciani 1.491 punti delle patenti. Questo in estrema sintesi il bilancio dei controlli sulle strade di Brescia e Provincia effettuati dalla Polizia nell'ultima settimana. Il tutto condito con 9 patenti e 14 carte di circolazione ritirate, 2 veicoli sequestrati e 9 fermi amministrativi. Nel periodo in questione sono state contestate 50 violazioni per eccesso di velocità e 16 violazioni per velocità pericolosa. Sono state 29 le persone sanzionate per per l'uso del telefonino alla guida e 24 per il mancato o non corretto uso delle cinture di sicurezza. Sono 12 infine le persone sanzionate per il mancato rispetto delle norme anti-covid. In totale sono stati 19 gli incidenti in cui la polizia stradale è stata chiamata ad intervenire, purtroppo 9 con persone rimaste ferite. Dal bilancio delle multe della Polstrada a quello invece del Comune, bilancio economico ovviamente, o meglio, parliamo di rendiconto perché il bilancio sarà un po' più in là nell'arco dell'anno. In um, un rendiconto che eh, il Comune ha presentato, l'amministrazione comunale, l'assessore Capra, ma che è stato eh, di fatto non eh, votato oppure ha avuto un voto contrario da tutte le opposizioni in eh, Palazzo Loggia vale a dire Fratelli d'Italia eh, Forza Italia e, e, tutte, e, e tutte le altre tutti gli altri partiti compreso 5 Stelle che si trovano appunto all'opposizione una presa di posizione, scusate il gioco di parole che ha fatto andare su tutte le furie l'assessore Capra allora sentiamo il perché del no dal presidente della Commissione Bilancio del, di Palazzo Loggia eh, Gian Paolo Natali di Forza Italia e poi l'assessore Capra Abbiamo votato convintamente no all'approvazione del Rendiconto 2020 nella giornata di ieri, per varie motivazioni. Una tra le quali è che questo comune ha diverse opere che ancora una volta non riesce a portare a termine e quindi deve rinviarle o addirittura annullarle. Ma l'altra cosa che non hanno sottolineato ovviamente per cercare di far passare questo rendiconto come straordinario è il fatto che si basa ovviamente il bilancio e poi di conseguenza il rendiconto su entrate pari a 107 milioni di euro, esattamente 62 milioni circa per quanto riguarda le rendite derivanti dalle nostre partecipate e altri 45 milioni di euro per trasferimenti statali. Bene, io dico che con oltre 200 miliardi di vecchie lire i conti si possono far quadare tranquillamente, ma hanno messo un piccolo dettaglio questo rendiconto chiude con un avanzo di 6 milioni e 500 mila euro. Bene, noi tacciamo veramente di poco coraggio questa amministrazione, perché con questo avanzo, con 6 milioni e 500 mila euro, potevamo aiutare molto di più e molto meglio sia i nostri cittadini che le aziende e i commercianti che in quest'anno di pandemia hanno sofferto e che tanti, tra le altre cose, probabilmente non riusciranno neppure più ad aprire. Il confronto politico e la diversità politica non può portare a voti negativi contro un rendiconto di questa portata. Voi perché è scritto con un anno di sofferenza, di difficoltà, nemmeno immaginabile il 10 di febbraio, quando abb abbiamo fatto il preventivo del bilancio 2020, ma per tutti i fatti che si sono succeduti settimana dopo settimana, mese dopo mese. Quindi, Bisogna tenere conto eh, del quando e del come è stato scritto un anno di amministrazione comunale. E se voi avete avuto il rendiconto, come ha detto Diletta Scaglia, entro la fine di, di, di aprile, come vuole la legge, con il bollo dei revisori dei conti, con il saldo positivo, con il parere di conformità da parte la, della, del, del segretario comunale e della ragioneria, vuol dire che i conti tornano. Vuol dire che i conti tornano, quindi dovremmo essere tutti orgogliosi. E qui concludo, come ha detto il sindaco, di aver superato un anno orribile. Ci vediamo qui per questa prima parte del giornale. Rimanete con noi 30 secondi, poi apriamo il TG Sport. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Care amiche, da oggi si può stirare al massimo e senza pieghe, finalmente è possibile. Thermostir, creata per realizzare il vostro sogno. A casa o in stireria, la vostra garanzia. Buonasera a alle amici sportivi. Andiamo subito sul nostro sito internet per questa notizia che riguarda la Serie B e i diritti della Serie B. Di nuovo a Sky: accordo per i prossimi tre anni dopo aver perso la Serie A. Quindi eh, la eh, Sky si deve, per così dire, accontentare della Serie B. Ha acquisito, aderendo l'offerta al mercato, non esclusiva pubblicata della Lega Serie B, diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato del, di questa serie per le stagioni 2021-2024, con 380 match stagionali, oltre a playoff e play out. Saremo poi a vedere cosa significa il fatto che non, abbia, e non sia un'offerta esclusiva su Sky, Sport, eh, scusate, su Sky Sport e Now. Tornano così le emozioni del campionato di Serie B fino al 2024. Al eh, torneo il massimo della visibilità e una copertura eccezione con approfondimenti, rubriche, studi dedicati e il top della tecnologia. Questo è quello che promette Sky per quanto riguarda la Serie B. Dal calcio andiamo invece alla pallavolo perché... Sono settimane molto calde per l'Atlantide e dopo la vittoria in gara 2, più che soddisfacente, un'Atlantide lanciata a pieno ritmo. Sentiamo uno dei personaggi proprio storici della squadra, Alberto Cisolla. Siamo stati bravi, bravi perché oggi era ancora più dura di gara 1, eh, bravi perché abbiamo giocato in condizioni forse peggiori. Di quelle di gara 1, nel senso che aveva in gara 1 Fabio che oggi ha fatto una super partita, aveva i crampi dal quarto set. Oggi però Gallo ha giocato dall'inizio con una gamba sola, quindi giocare praticamente senza un terminale importante d'attacco come lui ha fatto anche lui una prova di carattere, di testa pazzesca. E oggi l'abbiamo vinta così, portando pazienza, sopportando ancora una volta momenti di gran bel gioco. Da parte loro sappiamo che sono una squadra molto forte che può, può entrare dalla panchina chiunque e metterci sotto. Noi siamo stati lì, siamo stati bravi specialmente nel terzo set a reagire, a recuperare ancora una volta tanti punti e sai, poi quando te la giochi così eh, cominci a minare le sicurezze di tutti quanti. Però purtroppo eh, non abbiamo fatto ancora niente, siamo 0-0, eh, solo che noi dovremmo vincere. Una partita sola e loro tre per passare il turno, però sono una squadra progettata per vincere, la pressione è vero che sta molto dalla parte loro, però sappiamo che sono forti, quindi noi dobbiamo ricominciare da zero, non pensare a quello che è successo fino ad oggi e basta, poi quello che succederà in campo lo vedremo. Ci fermiamo qui con questa edizione del giornale, vi ricordo che tutte le notizie continuano ad aggiornarsi sul nostro sito internet, live sul quale trovate la diretta del nostro canale 16197 di ELive. E poi ovviamente se volete ricevere le nostre notizie sul vostro smartphone non dovete fare altro che iscrivervi ai nostri canali Telegram e Live Brescia News o di e Brescia Sport. Le notizie arriveranno direttamente sul vostro telefonino senza fare assolutamente nulla. Grazie per aver scelto il nostro telegiornale anche questa sera, rimanete con noi a tutti gli auguri da parte mia di una buona serata. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.